due pianeti potrebbero condividere le orbite. I giorni sono un po' più lunghi ora, anche l'anno è più lungo. Non possiamo fare affidamento sul calendario perché le condizioni sono ancora in evoluzione. I pianeti si stanno ancora adattando alla nuova orbita. Il clima è lo stesso per ora, probabilmente simile a quello su Tellus, dato che siamo nello stesso disco intorno al Sole. Abbiamo scoperto che è abbastanza simile alla Terra e ha condizioni simili, il che significa che forse potremo viverci in futuro. Il pianeta raggiunge il punto più vicino a noi ogni 33 anni, dopodiché ritorna dietro il Sole. Mentre stavamo lentamente raccogliendo dati sulle condizioni, ipotizzando di trasferirci lì, è successo qualcosa di incredibile. Per la prima volta abbiamo iniziato a ricevere messaggi dallo spazio. Viaggiavano su frequenze radio in una lingua sconosciuta. Attualmente stiamo cercando di decifrare questi messaggi e, allo stesso tempo, ci stiamo preparando per la prima visita. Crediamo che chiunque sia là fuori venga in pace. Hanno fatto molta strada per arrivare fino al nostro sistema solare. Oggi è il giorno in cui visiteremo Tellus per la prima volta. Infatti, le astronavi che atterreranno sul pianeta da un momento all'altro sono decollate 9 giorni fa. I giornalisti sono pronti, la gente applaude, le telecamere sono accese. Stiamo tutti aspettando. Oggi Tellus è nel punto più vicino e non rimarrà lì per molto tempo, probabilmente un paio di giorni. Quindi non avremo molto tempo per esplorarlo e vedere chi c'è. Spero che saremo in grado di incontrare spesso i nostri vicini. Sarebbe interessante fare nuovi amici, collaborare, viaggiare per vedere nuovi posti. Finora abbiamo visto solo alcune foto che gli scienziati hanno scattato da lontano. Sembra che gli abitanti di Tellus abbiano molta acqua. I ricercatori credono che ci siano molte cascate, laghi, molto più profondi e larghi dei nostri, e che forse nascondono alcune magnifiche creature sconosciute sulla Terra. Probabilmente esisteranno anche delle formazioni vulcaniche o qualcosa di più grande del Monte Olympus su Marte, il più grande vulcano che abbiamo trovato nel nostro sistema solare, grande quanto l'Arizona, circa 600 km di diametro. Probabilmente troveremo dei venti super forti come accade su Venere, con venti 50 volte più veloci della sua rotazione. Chissà se c'è ghiaccio formato da acqua, una materia che esiste in tutto il nostro sistema solare, anche nei crateri in ombra sulla Luna e Mercurio. Forse Tellus muterà le sue dimensioni, come succede con Mercurio, che ha formazioni tettoniche superficiali relativamente piccole. Questo porta a credere che si stia lentamente ma costantemente riducendo. Tellus probabilmente avrà montagne alte come Plutone, che non è un pianeta, ma ha delle impressionanti montagne ghiacciate alte 3000